Benvenuti amici del Cedo Video, oggi troviamo al Comics City si chiama, sì? A Piombino, e questo è Piombino, e c'è un mare bellissimo, ma io invece di fare un bel bagno sono qui coglione, bello vestito, a fare interviste a queste cose qua, questi esseri immondi. Andiamo. Comunque non vedi? Talmente tanto freddo e ci sta la neve. Ma che si è bevuto? Il whisky insieme a droga. No, Coca-Cola e basta! Coca-Cola e basta! E lui è rimasto attaccato a questo schifo. Un polpettino, no? Gli occhialini, si è messo i vestiti del nonno. Sì? C'ho l'acqua in casa. No, no, acqua in casa e risvoltini. Comunque, notiamo la divisa estiva. Meno male si è levato la cotta di maglia. Oggi sono abbastanza leggero, è proprio agostana, diciamo, una divisa agostana. Da mare. Sì, no, al Medioevo la tenuta da bagno col costume era questa. Sì, sì, l'unica cosa mi da levare il tabacco perché dopo diventa umido e sennò non si accende. Raccontaci, com'è stata la tua prima esperienza steampunk? Prima? Quella che è? Come tutte le altre. È la prima? Non è la prima. Vedi che è la prima? Beh, è stato... È meraviglioso. Meraviglioso. È la prima volta che fa steampunk, com'è? È una cosa nuova. Incredibile, è la prima volta, è nuova. Da stamattina, però... Cosa del gabbiano è più interessante? Troppo tardi. Troppo tardi. Ci hanno detto che mangiano spazzatura. Schifo. Vero? Perché sono rimasta tipo... Quindi mangiano cosplayer. Anche, probabilmente. Questa è bella, eh. Cioè, sono gli elfi a letto? Sì, sì, è che loro col fatto che hanno tanto tempo, capito? Se la prendono come? Comodo, è che io non ho 3.000 anni, capito? Anche a volte si dice, si fa una volta alla settimana, allora si fa una volta ogni 200 anni, sì, ma ho capito cosa sono, dice, 200 anni, per un elfo, un mero battito di ciglia, ma per me... Coglioni così. Non lo volevo dire, però... Non sposatevi con un elfo, meglio una nana. Ora proprio una nana no, perché a parte che dipende, sono di gabbia un po' pelose, però... Sì, le nane hanno la barba. Sì, poi sono tutte tane, dice. Donna, lì, nana! Lì voleva arrivare. Volevi che te lo dicessi? Sì. Sì, effettivamente, non lo so, non lo so, però... Ma... Invece una goblin o un'urukaia? No, il problema è quando ci vai a letto poi devi mettergli una fotografia davanti, perché hanno una faccia un po' particolare. Questo è sesso nella terra di mezzo. Sesso proprio sfrenato, una volta ogni 1.000 anni. Però quando tocca, vedi, sono allegro, no? Mi tocca domani. Vai! Classico nerd da fiera, come vedete maglietta da nerd, pantaloncino da nerd, scarpe schifose da nerd, barba incolta da nerd e una capigliatura stramba da nerd con gli occhialini da nerd. Classico. Qualcosa di non nerd. Qualcosa di non nerd, penso il telefono. Che cosa ha il nerd? L'hai detto prima te tutto. In questa cosa qui io non so. Ignorante nel telefonino nerd e quindi chiedo a lei. Ho detto forse il telefono, magari. Non capisci un cazzo, andiamoci via. Coca-Cola e basta! E te quanto pesi adesso? 101. 101, secondo me a fine giornata arrivi a 80 kg. Magari, peso forma, perfetto. Perfetto. Allora, a fine giornata ci fai sapere quanto pesi. Va bene. Anche qua Piombino, cibo cancerogeno. Sì, siamo anche qui anche oggi, però vendiamo poco oggi, c'è troppo caldo, la gente non è ancora arrivata. Però vabbè, ce li abbiamo sempre. Vendite ramen bollente. Per forza, ci vuole acqua calda. Roba bollente, roba cancerogena, oggi vi è andata male, dai. Oggi sì, per adesso sì. Speriamo. Allora io prendo questo, poi bevo questo. Ce l'hai in fresco questo qui? Sì, dopo lo prendo, vai.
Sei in rec. Allora, visto che fino non è venuto l'audio, riofendo queste qui, quindi battute veloci. Oh mio Dio, non ha le lenti. Oh mio Dio, ace succo di frutta. Oh mio Dio, una copiatura di Mila Ishiro. E inquadragli le lentiggini fatte male. Belle, vero? Schifo, sono meglio le sue. Visto che io ogni tanto invento nuove battute. No, fai troppo schifo te. Questo è il tuo animale domestico? Sì, ho appena finito di addestrarlo. Ci fai vedere qualcosa, sì? Cioè, volentieri ti faccio vedere qualcosa. Che gli facciamo vedere? Seduto! È più posizione tipo sirenetto di Copenaghen, però va bene. La zampa la dà? La zampa? Magari sopra. Bravo. Qualcos'altro più complicato? Un doppio salto mortale carpiato abitato. Non è tanto incline. Non è molto obbediente. No. Bene, a Piombino, zona di mare, con l'unico, incredibile, re dei pescatori Sanpei. Mi scusi, ma lei ha sbagliato persona. Io sono Rubber. Luffy, cappello di paglia. No dai, allora Sanpei, dov'è la canna da pesca? L'ho lasciata a casa, perché effettivamente io sono Rubber, quindi... Basta con questa storia di cambiare nome, sei Sanpei. Vabbè, molti mi chiamano in molti nomi, sì, in effetti sono conosciuto anche come Sanpei, da qualche parte, però sono molto più conosciuto come Rubber, il re dei mari, il futuro re dei mari. Mi raccomando, vi ricordo di mettere mi piace, condividere perché è importantissimo e iscrivervi al canale, giusto? Quanti iscritti c'hai adesso? Sono 10.666. 666 è un sacrificio a Satana quasi. Sacrificio a Satana tipo... Se apri gli occhi...